parola al Signore. Iniziamo questo penultimo appuntamento della ottava edizione vi ricordo che le date quest'anno tra il terremoto e i rinvii le abbiamo un po' saltate parecchie volte. Terminiamo sabato prossimo con appunto l'enciclica Laudato Si, che ci verrà presentata dal parroco di Corridoio, quindi è una cosa un po' particolare. E dico questo perché anche oggi è una tematica che si ricollega in qualche modo allo spirito, appunto, le feste dello spirito. Quindi Tommaso, che ormai è il nostro tra virgolette veterano delle presentazioni, le sei fatte tutte quante, quindi appunto oggi ci presenta l'ennesimo suo lavoro, che veramente in questa materia penso che sei non solo a livello regionale, ma a livello nazionale di massimo. Ho sentito nell'ambiente la stima, insomma, che ti viene riconosciuta su queste cose. Quindi adesso non lo so, io non l'ho letto, però non so se questo fa parte del rispetto all'altro che presentiamo, sia una prosecuzione, sì, da quello che abbiamo letto. Quindi anche l'altro è stato molto molto bello, la cucina dello spirito, quindi dopo magari ce ne parlerai un attimo. E dicevo anche quello c'è uno di tanti, perché sono usciti tutti in una distanza di significare, e ogni tanto anche a me mi hanno richiesto, cioè, sul sito noi teniamo tutte le armate, quindi vedo che addirittura io ho mandato, cioè un po' di più, mi hanno chiesto sia dall'università sulle scienze astronomiche, che loro ci hanno quasi tutti i nostri volumi, e quelle piccole, quindi me l'hanno chiesto senza che io avessi segnalato, quindi ci sono arrivati da solo, non so già quello che ci hanno fatto iniziare, però me l'hanno chiesto, quindi adesso ho scoperto che è stato portato pure all'università di Genova, non so in che modo possa essere arrivato, delle volte sono partigiani giuriani. Un po' di voce fa. Il percorso sì, come nato, come ha detto giustamente Fabio, dal fatto che avevamo fatto la cucina dello spirito, solo che la cucina dello spirito era imminentemente soltanto la pratica proprio gastronomica cucinaria, cioè qui la preparazione, il valore simbolico degli ingredienti e poi l'elaborazione, naturalmente creando un calendario di danze, cioè nel senso che al di là di quelle che erano preparazioni ordinarie, e alcune preparazioni ordinarie erano particolarmente importanti nel monastero, la zona su tutte le forze, che proprio è veramente la quintessenza anche l'immaginario di quella che era la cucina dei monasteri, oltre a quella che era la cucina di tutti i giorni, c'era il fatto che i monasteri siano specializzati in preparazioni, eccellenze, delle festività, grandi ricorrenze. Lì era nata quindi l'idea, mi sono reso conto che c'era un calendario della cucina dei monasteri. E questo calendario inevitabilmente non riguardava solo esclusivamente il piatto, la ricetta, il liquore, il dolce, riguardava tutto. Cioè, e questo, guardate, pensateci bene, quando gli studiosi e scrittori hanno cominciato a studiare la gastronomia, per loro era giustamente lo studio delle puntate, delle preparazioni, delle ricette antiche, strettamente correlato a un momento importante come la festa. Cioè la festa veicolava poi
certi ingredienti che avevano un valore simbolico per la festa. Pensiamo alle fave del giorno d'Avvento, no? Poi sono diventate adesso un dolce che hanno la forma delle fave. In origine, proprio nel giorno dei morti, si cucinavano proprio le fave e i legumi, la zuppa degli legumi era il piatto rituale di quel giorno. E anche il monastero è documentata questa cosa, come ha documentata anche le famiglie, c'era proprio l'uso di lasciare apparecchiata la notte del primo una zuppa di fave perché si pensava che quella notte, al primo di due, i parenti di studi potessero tornare a acquista in due case e magari avrà anche fame. Per cui si andava a dormire e lasciava la tavola apparecchiata, no? Questa è un'usanza che è molto forte, è rimasta nella regione del sud. Ecco, questo fatto, no? Questo fatto di fare, tra l'altro colpisce la verità pagana, perché ricordiamo che ci ho spiegato Artusi nel suo testo, nel citato Artusi, lui lo ricorda che per i romani le fave erano il cibo del culto dei defunti, dei lemmi, quelli che proteggevano proprio i cari estinti di casa. Quindi c'è stato questo passaggio, no? Dalla cultura classica pagana a quella cristiana. Il cristianesimo non ha fatto una cesura totale drastica rispetto a quella che era la vita pagana, ha cercato di assegnare tutto, compresi anche certi punti particolari, certi riferimenti a certi animali in loro feste. Quindi, che ne so, ad esempio, il fatto di uccidere il gallo a Natale, il capone di Natale, è una cosa legata alla memoria. Tanto che per i romani il Natale era il giorno del sole desolato, cioè il giorno in cui cominciava il solstizio, esatto, ad aumentare progressivamente il momento della luce durante la giornata rispetto alla luce. Qui c'è una lenta ripresa, no? Nei nostri governi contadini abbiamo sempre ricordato, ma c'era il calendario ricordato che Natale era il passo del Gallo, fino alla vitella, cioè la pasquella, il passo di vitella, quindi di volta in volta un passo, preso come un passo l'animale più piccolo, l'animale più grande, fino a Sant'Antonio, Rabò, quindi progressivo notare come dal 25 dicembre, man mano rispetto al 21, aumentavano i minuti di luce, le ore di luce, e quindi questo vuol dire più irraggiamento della campagna, più difficoltà di tornare alle culture di famiglia, alle natura. Quindi c'era questa memoria pagana, ecco, che è stata proprio violata da tutta quella che è stata l'esperienza con cristiana nei secoli. E appunto nei monasteri le tavole che non hanno conservato. Ricordiamoci che nei monasteri più deficitari è più facile trovare i libri delle entrate e uscite, no? Oggi la spesa, quello che si trova. E in alcuni casi certi monasteri chiaramente rivelano con gli acquisti fatti in quel momento dell'anno i tipi di festeggiamenti, i tipi proprio di acquisti anche alimentari che si facevano per celebrare la giornata dell'anno. Quindi è naturale che anzi in monasteri più poveri si vede che a Pasqua compravano un agnello, cioè tra appunto i calendari e i registri della dispensa e della mensa. E tra tutti quelli che erano proprio anche i calendari delle celebrazioni festive, come erano onorati non solo le feste principali, ma sono tutti i santi, vari santi durante vari giorni. Questo rivela, assieme ai manoscritti di cucina che abbiamo, come c'è una corrispondenza tra il calendario che era la preparazione della mensa e ogni preparazione identificata a ogni giorno aveva i suoi riti, che erano riti anche non alimentari, cioè il fatto che l'ascensione andava celebrata, quindi anche con determinati cibi, in genere l'ascensione era il latte abbastanza protagonista, perché il latte e le uova, perché varie leggende raccontano che Gesù Cristo quando è asceso al cielo ha fatto in modo che l'aria venisse spostata inevitabilmente per la sua ascensione, fosse bloccato e il latte miracolosamente si cogliava e gli uccelli si prendevano. Quindi uova e latte ricorrono spesso proprio come presenza caratteristica di questa festa, l'ascensione,
Era un momento dell'anno in cui ad esempio era usanza seppellire le nostre campagne marchigiane un pezzetto di formaggio nei campi per fare in modo che i campi avessero una sorta di benedizione. Era il momento che il dolce caratteristico di periodo era il latte e latte rosa, appunto con latte e uova. E però all'ascensione c'era questo meccanismo. 10 giorni dopo a Pentecoste, oltre ai determinati cibi sempre legati a questi culti del latte e delle uova, c'era un rito che si ritrovava in una terra a disporre dappertutto per le rose. Perché? È perché noi non ci ricordiamo più, lì ci viene aiuto in qualche modo, Artusi, se ancora lo leggiamo, che distingue tra Pasqua d'oro e Pasqua di rosa. E Pasqua d'oro, che non è abbastanza ovvio, dopo la Pasqua, ma no, Pasqua di rosa è appunto la Pentecoste. Perché tradizione voleva che in occasione della Pentecoste, ricordando che non è come è scritto nel Vangelo degli Atti degli Apostoli, che appunto Gesù già morto, già risorto, già asceso al cielo a 10 giorni, manda lo Spirito Santo in tutti i discepoli in forma di fiammelle, c'era la tradizione di buttare in origine degli stoppini accesi dall'alto nelle chiese, con il risultato che c'era chi sostenava qualcosa prendeva fuoco. Allora hanno pensato di istituire la fiammella con dei petali di rosa, perché in un certo senso la rosa, specialmente rossa, dà il senso della fiamma che ha. Quindi il petalo di rosa, visto appunto come elemento rubisco dello Spirito Santo, da questa usanza di appunto, tra l'altro, la Pentecoste cade nei mesi in cui le rose hanno la massima sbocciatura, al massimo anche esplosione balsamica, lanciare questi petali di rosa e portare questi gesti. Ed ecco come appunto c'era questa usanza di monasteri di cospargere la mensa di un giorno con petali di rosa, mentre invece sempre mette i fiori a rituali floreali, quando 2 settimane dopo c'era il Corpus Domini, il ricordo di questo rito, no, relativo alla messa in Colosseo, ecco, per celebrare la messa da un sacerdote che dubita il fatto che nell'ostia ci sia veramente il corpo di Cristo, da quell'ostia che veniva spezzata cadono le gocce di sangue, infatti rivelare questa storia del miracolo di Gozzera è il corporale che è stato macchiato da questo sangue conservato al Museo del Duomo di Firenze. Quelle gocce di sangue sono immaginario state trasformate in piccoli fiori. Allora ecco l'immagine di Cerato, quella di Cerato, no? E anche quella era proprio raccomandata nel momento rituale solennizzato per questa circostanza. Da lì poi tutta un'altra serie di cose, tra il gastronomico e il rituale, tingere le uova a Pasqua, per esempio, no? Pasqua d'oro, la tradizione pagana, quella di colorare il rosso le uova come esaltazione della Vergine. Da lì questo uso di colorare le uova variamente non solo con il rosso ma con altri colori, verde, natura, per dare proprio il senso dell'entusiasmo, la natura dietro questo emblema che è la vita, che appunto ricorda in qualche modo anche con il secondo siamo, cioè delle luci che esplode esattamente come si porta la risoluzione. Quindi ecco, l'idea è stata questo contesto pensieri di quanto questo progetto sono quello che voglio vedere l'anno di un almanacco dove mesi per mesi si raccontavano tutti i rituali legati non solo alla tavola ma anche alla campagna stessa che in qualche modo è la forma delle risorse che poi la tavola deve conseguire. Per cui ecco, da gennaio a dicembre il capire come c'è nel monastero questo intreccio. Parte c'è la voce del sacro, non è giusto che fosse. Le feste comandate che siano certo dei santi, e la celebrazione anche dei santi, è chiaro, quindi l'intensità della celebrazione valeva di ordine a ordine, delle clarisse che erano fondamentali, San Francesco e Santa Chiara, per i benedettini ovviamente San Andrea e gli anni scorrendo. Quindi ogni ordine aveva il suo preferito come non giusto che fosse. Oltre al sacro c'era quello le celebrazioni del ci ringraziamo in qualche modo di volta in volta delle cose che arrivavano, e quindi è chiaro che San Antonio, quella che è la storia
collegato con il rito artista, con l'associazione reale, con l'associazione di Zaccaria. E poi Sant'Antonio a Padova invece è grande, deve essere maturo in un periodo, per cui ci sono celebrazioni legate al santo, ma anche al cittadino. Perché inevitabilmente i monasteri, anche quelli più poveri, quando non possessero, non so, cioè, in qualche modo subivano l'ascensione delle stagioni della produzione. Allora, quindi, per forza di cose, c'era un meccanismo per cui nei monasteri si festeggiavano proprio la porta principale, la porta di olive, la porta del grano, la legna, la cimazione del maiale. Era tutto un progressivo incrociarsi di momenti in cui si celebrava, si condivideva e spesso la cosa bella che si condivideva con l'esterno, non solo con le persone interne, ma anche con l'esterno. Cioè, questo anche a quelli che portavano di lavoro con l'esterno, quindi i contadini che lavoravano nel monastero. Era aperto alle persone che nel monastero facevano ciò che senso da il farmacista, perché comunque tutti quelli che erano anche gli ufficiali o i servitori in qualche modo davano un rapporto fondamentale al monastero, tipo sonnari, quindi è una comunità estesa. E poi inevitabilmente questo cosa ha portato a questo costante scambio tra il livello del nostro estero. Questa festa che è diventata in qualche modo questi riti, queste danze tradizionali, patrimonio non solo del monastero, ma anche tanto chiaro che alcune appunto cose d'eccellenza che partivano dai monasteri poi erano apprezzate anche all'esterno, e col tempo quel modo di comunicazione, flusso di comunicazione che c'era tra i monasteri e i laici, dava che di certo non passasse. Bastava che un ragazzino andava in un certo periodo a scuola dai frati, o che magari qualche donna ha dato servizio verso le suore per qualunque motivo, perché riuscisse magari a capire, solo osservandolo magari, si rende che di preparazione di dolci, di pani, di liquori, di preparazioni di vario tipo, per cui capitava e capita che quelle che sono le capacità del borghi in realtà sono nate proprio inizialmente all'interno del monastero di Fiorello, e poi man mano sono caso forse più importante è la sfida, perché la comunità si è attaccata ai forghetti, li ha fatti come dolci propri, la realtà è che a farlo è stata la comunità con le benedettine. Quindi c'era comunque stato un insieme di esperienze, di conoscenze, di pratiche che legate a determinate feste, a determinati momenti, in termini di forghetti con paesi vari, sono poi diventati. Quindi sembrava giusto proprio, questo vuole essere questo libro, fare un censimento, un repertorio, un almanacco che cercasse di raccogliere quante più diversità possibile, quante più esperienze rituali, culturali, gastronomiche diverse all'interno dei singoli monasteri mese per mese. Il discorso, come sempre, è chiaro che siccome man mano, specialmente nei casi monasteri, i capi che chiudono praticamente in continuazione, si e allora capita che gli archivi da segreti diventano accessibili. E lì costantemente incamerano informazioni nuove, consultiamo documenti nuovi, quindi va da sé che questo stesso libro tra 4 anni potrà diventare il doppio per acquisizione di materiali nuovi, inedito. Quindi è sicuramente un punto di partenza, ma è dato, diciamo, le basi. Fermo è stato che man mano i monasteri ci aiutano a materiale nuovo, perché poi lo sappiamo anche dall'esperienza nostra, che nel trasposto sono rimaste 3 scuole, l'altra 5, cioè l'altra 1, 2 genari e ora chiuso. Allora è successo che io ne ho finito, perché ho cominciato a non sono esteri, quanto questo sono entrato, ho cominciato a lavorare, quando per motivi di vario tipo, spesso non vedere anche i medici, alla fine di giugno, nel caso stare in conti, che hanno fatto anche loro. E quindi inevitabilmente nel tempo avremo anche cose in più. Scusa, posso dire? Prego, io poi faccio due minuti. Questo che parlo proprio del monastero, in una delle nostre conversazioni anche
sì, attraverso il presentatore, c'è tutta una memoria mistica, sì, si rifà quello di cui sta parlando. Certo. E mi riferisco su, non del, non sto parlando delle marche, parlo a livello proprio nazionale. Sì, sì, sì. Per esempio, tu che arrivarai in fresco verdura, questi hanno scritto proprio dei libri, a parte spassosissimi, ma molto interessanti, su tutto quello che era la cucina, che chiaramente viveva nelle case nobiliari dell'aristocrazia, sì, ma molti del famoso consul grande cuoco, sì, una parte di questi del cibo, sì, delle ricette, sì, venivano prese proprio dai monasteri e venivano dai monasteri dove c'erano alcune particolari, c'erano delle suore che cucinavano straordinariamente. E quindi queste ricette poi, come dicevi tu, sono state portate fuori, utilizzate anche nelle grandi, nelle case aristocratiche. Mi spiace, adesso non mi ricordo, che avevo letto le tre ricette, una bellissima. Sì, perché poi era veramente complessa, laboriosa, di creare. Esatto, il tempo, richiedeva un sacco di tempo. E la conoscenza di tutte le erbe, anche di quelle. Esatto. E poi, ecco, lì le cose che dimentichiamo, che dietro la cucina sono in base alle altre conoscenze. Dico, certo. L'agronomia e l'erboristica in assoluto, che è un'eccellenza loro. Casta, infatti. Conoscenza delle erbe, scusa, io devo fare una domanda, cioè uno è questa ricerca qua riguarda solo una questione di genere, nel senso io non ho, ma anche la seconda cosa, quale dovrebbe essere eventuale differenza tra quel che è uguale, cioè diciamo il livello storico. La seconda cosa diciamo, è una ricerca che per adesso è solo le marche o ci sono, cito anche. Praticamente credo che sono quattro delle priorità che abbiamo citato di niente, se no in qualche modo cito esempi un po' di quelli più eclatanti, un po' in tutta quanta Italia, l'Umbria, la Sicilia, la Sicilia romana. Io mi riferivo alla Sicilia. E beh, perché? Ma il infatti io mi riferivo prima alla memoria di Sicilia, proprio alla Sicilia. Allora la sorpresia per tanto tempo quando invece che resto. Ma non solo l'Italia, però la Sicilia non c'era più, invece laggiù ancora cucinavano e facevano queste cose. Un caso di memorialistica, che è un caso di grande letteratura nazionale, che è dato parte, no? Cioè, a un certo punto, proprio il principe Luigi e tutti i dolci sono andati al convento della naturale. Esatto. E tra l'altro, la cosa, questo è infatti più di valore, cioè, c'è tutta poi una serie di considerazioni che hanno fatto solo il monastero di Gatto Parco. Però non lo fa solo Tomasi, anche gli autori meno famosi di Tomasi fanno queste operazioni, in particolare in Sicilia. Ma sì, ma fanno anche la stessa autrice contemporanea, la signorina Canelloni. La signora è esatto, la signora è Canelloni, perché sì, è venuta mai. Anche nell'ultimo libro. Sì. Parla della madre, della donna e delle ricette. Sì. Perché in effetti lì lei aveva, come tutti quei grandi patrizi siciliani, aveva un rapporto privilegiato con una serie di persone con altre, assieme al donativo che passò ai dolci, spesso non ti arrivava anche la ricetta. Quindi c'era proprio questo scambio, ma in caso di fatto ci abbiamo anche domande, questo lo dico perché è uno dei tanti libri che ho pubblicato, no? Allora c'è questo testo che abbiamo ritrovato, no? Che disperso, il testo stampa, che è il popolo delle Marche, che è stato scritto per la prima volta nel 1864. Qui tra l'altro per quello viene segnalato da uno dei capaldi che è stato scelto uno specialista, forse il primo risultato stampato in Italia unita, siamo di San Dallato, quindi ci può stare. Abbiamo anche scoperto tra l'altro modalità di ricerca, che era l'autore di questo libro che era dato per anonimo, era un frate Violetto, e quello che abbiamo scoperto nella scheda, nell'infestazione che dà un vescovo di questo libro, è invece questo frate anche famoso perché viene chiamato a cucinare i banchetti nobiliari. Quindi questo frate lo faceva anche di mestiere, era un cappuccino, guidava, usciva e proprio lavorava cotti
fa, non so, qualche decennio dopo le Vergare di Gargano sono diventate poveri in territori più tardi. Cioè, quindi c'era veramente questa funzione, questo momento proprio di scambio. Mi stavi chiedendo sul discorso femminile maschile, anche lì uno fa tempo, nell'ambito della strana alimentazione uno fa tempo a farsi una certezza che viene smentito dai documenti dopo neanche un anno. Io ero convinto praticamente che l'eccellenza dei dolci fosse una cosa proprio femminile, mi hanno fatto questa idea che è così come gente diceva. Sempre una memoria, un caso di memoristica di una inglese che era venuta in visita ancora nel 1840, sì, l'hai presentata la Greta, racconta come va a visita un cappuccino di Jesi e viene trattenuta per 5 ore su dove si fa un vino. Questa è un po' più a un certo punto, esce di nell'altro da questo incontro, esatto. Quindi questo fa capire come, e poi in realtà ho trovato dipinti che dimostrano dei frati che sono dei figli giganteschi, quindi non è neanche vero quello. Cioè, quindi secondo me c'è in definitiva alla fine un'analogia anche lì. Magari è chiaro che forse possiamo trovare una maggioranza di ricette dolciari in ambito femminile e invece una maggioranza, ad esempio, di ricette di cuciniera. Di cuciniera? Sì. Sì, di quello me lo convinto. Poi naturalmente ho trovato le Clarisse di Montegiorgio che hanno un dettagliatissimo manoscritto dove spiegano come fa pezzi porto, quindi proprio che ti chiedi, magari è stato uno scambio pure quello, però ecco, vedi che c'è, come dire, un continuo scambio di informazioni. Sei entrato in via Montegiorgio, via Clarisse? No, cioè ti fanno entrare. All'epoca, adesso ho parlato con l'ultima Clarissa che stava a Montegiorgio, che si è trasferita alla comunità del vino. Qui mi sono andato sul vino, con la facoltà di vedere la Clarissa del vino, però adesso ovviamente mi sono concentrato su quello e poi ho intervistato la storia che tutti mi dicevano è giovanissima, già 60 anni. Cioè, non per dire nulla, nel senso che se è giovane già se lo si fa. No, nel senso, questo lo dico per il discorso che le giovani spesso sono stati. Io non ho questo persone che hanno fatto un percorso abbastanza particolare, ad esempio l'attuale badessa di Sassone Romagna è una laureata in lettere, quindi magari è un percorso che la pirateria anche esatto, anche meritato, capito? Non succede più che capitava una volta persone, ragazzi in stazione popolare che hanno un momento, questo è una cosa che adesso non si può fare, è il contrario. I livelli culturali di questo anno, scegliere, e di istruzione. Sì, livelli di istruzione altissimi. Cioè, perché è una scelta difficile adesso, quindi è filtrata tutta una serie di conoscenze. Non è genitore. Non c'è nessuno costretto come genitore. Assolutamente. E soprattutto è che non è più un pieno di esistenza. Quindi dici, non succede più come una volta che era un modo assolutamente sì. Cioè, intervistando ad esempio le suore di San Vincenzo, ci sono persone vive che mi raccontano su quelli che volevo comprare anche triste, perché le converse, le suore destinate a loro più umili, erano sempre le contadine, i poverette più povere, le poverette che entravano lì per scappare la miseria, la fame, e venivano portate a cena. Questa è una cosa che adesso trovate esatto, cosa che adesso le padesse dà molto fastidio, cioè quando vi fa notare la differenza tra queste e diverse, però questo è un punto di fatto, cioè in realtà la gerarchia è durissima, spietata. Cioè, ma sfonde anche tanti premi, prima la gente povera aveva una cioè secondo che cioè aveva capacità andava al seminario e tanti premi veramente
senso, il credito. Ma no, ma non c'era nessuna. Era la professione, anche la sua indegata, la città di indegata, la forzatura, cioè la sua indegata. Allora, il legato famiglia è chiaro che città è, cioè, può essere una forzatura solo per chi è, dire, un modello lontano da noi. Nel tempo, cioè, c'è stato, tra l'altro ricordiamoci come l'identificazione legata a il fatto che l'autorità della Chiesa è stato un percorso fatto di semplice, quindi lì vabbè, ci sono tante considerazioni da fare. In Italia non trovo, non parlo anche molto di legata, però sicuramente la sua concezione di molte cose, compreso anche il concetto del luce con conforto dell'anima, che il legato sosteneva. Anche della bellezza. È un certo. Ma tutti insieme precetti di Degarda sono inevitabilmente presenti, gli evidentini non sono, forse un po' meno sicuramente nelle clariste dei francescani, nelle evidentine è sicuramente presente il sapere di Degarda, la sua cultura, la sua formazione, il suo modo di vedere le cose, la sua filosofia. È sicuramente una figura importante perché cioè il Degarda ti fa capire come quello che era un medioevo. Lei aveva una concezione di cultura estremamente moderna, estremamente dinamico, polifonico, potrei dire, cioè nel senso di estrema duttilità e di estrema capacità di sintesi di punti di vista diversi, cioè quindi una, veramente una cultura. Quindi sicuramente una figura di grandissima forza, di grandissima importanza. Io ricordo sempre anche Tata, che in qualche modo cito sempre, anche se anche almeno Legata è importante per noi, per la nostra cultura italiana, ed è questa suora messicana, Suor Juana Inés de la Cruz, che in Messico veramente è molto più di quanto può essere per noi Santa Caterina, è proprio una poetessa nazionale, perché era filosofa, poetessa, però ha scritto anche un libro di cucina, in cui, oltre che riportare le ricette delle consorelle, è stato pubblicato da Sellerio qualche anno fa, oltre che appunto riportare le ricette, lei fa alcune considerazioni dicendo che la cucina e la pasticceria sono un modo di osservazione della natura da vicino, che quindi consente nel piccolo di diventare cucina di leggere diverso. E lei quindi conclude dicendo: magari gli antichi filosofi uomini avessero cucinato, avrebbero sicuramente raggiunto ulteriori traguardi, perché delle volte la speculazione non può essere soltanto aerea, intellettuale, spirituale, ma anche materiale. Quindi sono state figure estremamente importanti e in qualche modo sono comunque di riferimento, cioè, anche se questo discorso più all'Italia, ma se andassimo veramente verso l'estero scopriremo secondo me come ci sono spunti per certi versi uguali come in Napoli, perché c'è una simbologia di base, cioè che è inevitabilmente del mondo cattolico e quindi poi ciascuno adatta a quello che ha, no? Per cui ad esempio un culto natalizio è quello del Carlo, che è anche la nostra Gobbolo, la nostra esperienza, Carlo Gobbo, insomma, era un piatto natalizio anche da noi, no? La parmigiana di Gobbi, sì. Cioè, perché c'è tutta una simbologia del Gobbo che, come Gesù, il Gobbo si ripiega sulla terra, come Gesù che ha cercato, no? La terra nascendo in una stalla, no? Questo è il concetto di base che sta dietro molti componimenti anche poetici. E allora ecco che il cardo di Natale, la minestra di carne o il cardo preparato altrimenti per Natale è presente in Francia, in Svizzera, in Spagna, cioè, quindi c'è proprio una matrice comune di simbologia, no? L'uovo per Pasqua, troviamo quello, vabbè, fuori quello proprio per transnazionale, universale, quindi comunque sicuramente scriveremo spunti
buchi intrigati, confermano quel senso di unitarietà che conosco. C'è anche su un'altra cosa che ricordo all'inizio. No, no, era sulla regione e su queste cose del genere. Ok. Il funghetto di fila, invece, sì, che io me ne mangio a qualità industriale, no? Sì. Che rappresentava invece, cioè rappresentava qualcosa in particolare come un dolce, cioè un significato, il funghetto di fila. Allora, il senso era quello del funghetto di fila che qualcuno chiama un sasso. È sasso. Qualcuno chiama che spaccadelle. È un dolce. Allora, è un dolce costante. Che fondamentalmente è farina, zucchero e arance, che viene prima indurito al sole e poi dopo messo al forno. In questo shock termico succede che dentro rimane il cuore, però il cuore interno fuoriesce, in pratica si spacca, nasce su questa sorta di dentro che è fuori durissimo, cioè perché praticamente esplode l'interno del zucchero, si caramella e quindi c'è sopra questa sorta di cappella che si crea con questo succo. Quello era un dolce che si faceva per la Quaresima o per l'Avvento, cioè andava consumato in quello, perché la logica del conforto dolce, no? Che comunque doveva esserci sempre, però non avendoci nulla né alcun tipo di grasso, era perfetto tutto l'anno. Quindi era tutto l'anno. Allora, ad esempio, l'anno di cento diceva che andava fatto con la luna di prima primavera, in un certo senso, quindi fatto e pulire per qualche notte poteva essere già cotto per Pasqua, o comunque consentire il consumo buona parte della Quaresima. Poi dopo deve essere conservato, si conservava anche molto a lungo, però fondamentalmente l'intento era quello di fare un dolce, considerando anche questo, che lo zucchero noi lo vediamo come bene puntuale, ma nei secoli scorsi, siccome era appunto la spezieria dei farmacisti che facevano un uso massiccio per i sciroppi, per i confetti, per tutte quelle che erano le preparazioni di base, anche il marmellato, le spezie che facevano appunto gli speziali farmacisti, lo zucchero era considerato non un oggetto di piacere per quanto dolce, ma volendo un farmaco. Per cui non era bandito l'uso del dolce per tutto l'anno. E infatti uno si chiama Zacchia, che ha scritto un importante testo, era l'archiatra pontificio, il medico del Papa, ha scritto un testo sulla Quaresima, su Vito in Quaresima, Paolo Zacchia, e dice proprio un frutto l'ho mangiato da lui in Quaresima, come anche niente, perché non c'era quel concetto che si era lavorato dopo, quando il dolce è diventato un piacere voluttuario e quindi il dolce è quella concessione che lo sempre. Quindi era legata alla gola. Non era legata alla gola, non c'era la concessione. Quindi non si faceva niente. Esatto, perché anche un'altra cosa non era collegata al peccato era la cioccolata. Gertrude, no? Qui viene servita la cioccolata prima che proprio quando decide va bene, accetto, va di convento. Perché? Perché la cioccolata era il conforto della badessa, poi esteso nel tempo quando è cominciata a diffondersi ancora di più anche alle converse alle comuniste. E il significato qual era? E questo l'ha scritto proprio un cardinale, Brancaccio, che era uno dei cardinali, diciamo, più importanti a Roma del primo secolo. Lui dice che la cioccolata non interrompe il digiuno, la questione non interrompe il digiuno, cioè quindi si può digiunare ma andare avanti a cioccolata perché è un liquido. Diciamo che se la metti in è chiaro, ma il discorso qual è? Perché oggi è ovvio che parliamo di una cioccolata fatta con acqua e non con latte. Era stato detto infatti, era stato detto un'altra volta. Esatto. Ti rimando al libro tuo per lì a concorsi, e lì infatti tra l'altro la cioccolata che c'è sulle carte casa concorsi è suggerita dal cuoco di sua santità che era Clemente IX Spinosi. Quindi c'era questa cosa proprio di vedere la cioccolata come elemento simile
però effettivamente considerato una cosa che nel 600 ancora non c'era l'uso della cioccolata solida, esistevano pochissimi dolci con la cioccolata, non era stato creato ancora il cacao amaro, per cui non esisteva il cioccolatino o la cioccolata in tavola, il tavoletto che poteva essere consumata, per cui c'era questa logica, no, del della bevanda e basta, per cui te la bevevi appunto perfettamente anche quando non potevi mangiare, con il risultato che sono accorti che ti teneva in piedi, perché come puoi lavorare, la diangetica. Quindi quello lo stesso è il classico dolce che può essere. Questo possiamo dire lo stesso dei funghetti, che faccio notare una cosa, tra l'altro pure lì, in realtà i funghetti vengono fatti anche nel pesarese, sul sombrone. Quindi non è assolutamente detto che fossero un'eccellenza di fila e basta. Appunto, le facevano a Figlia, le facevano a Monte Giorgio, le facevano a Loro Piceno. Cioè, in tutta la regione vediamo la ricetta di funghetti. Orfila è stata la prima che l'ha valorizzata a livello turistico come tipicità. E quindi viene un po' considerata loro, quando in realtà non era solo loro. Qui sono un po', no, i paradossi di quando si chiedono i marchi di tipicità, no? Dove in realtà ogni campanile spinge per se stesso, ma no? Cerchiamo qualcosa. E appunto tutti, in un modo o nell'altro. Di Mogotta. Ma però dicevo, questo, tornando all'inizio, sì. Massimo Montanari l'anno scorso ci presentò insieme a quello sulla letteratura, sì. Un libro che aveva scritto da poco, cioè la prima volta con il giorno della terza. Sì. Poi c'era anche la cena che proprio. E lì è interessante il discorso di cui siamo partiti del cristianesimo, che diceva che il cristianesimo, cioè quello con la origine, dopo è stato tutte le regole che si sono fatte, ma all'inizio fu rivoluzionario proprio perché non poteva, come faceva i romani, non poteva delle regole come il discorso dell'Islam, il discorso quindi lasciava lì perché si finalizzava con delle come lo facevi, cioè quindi non dipendeva che cibo mangiavi e facevi il mercato, ma come tu ti approcciavi, questo era all'inizio, no? Ma poi se ci pensiamo bene, comunque il cristianesimo non dà di eternità, cioè nel senso il cristianesimo non ha parlato mai proprio di ci portava nulla. Uno dei beni di essere Massimo Montanari, io so che era una cittadina, non si può saltare la serie, si può però c'è più allora, no, c'è il veloce, c'è ma ragazzi, allora, no, è vero questo, che nel Vangelo si legge per parola quasi, quindi è sotteso l'agnello, non si parla proprio d'agnello, però invece di mangiare la mortificati, cioè nel senso, no? Allora, no, lì quando va a mangiare da Zaccheo, quando va a mangiare da quell'altro, no? Si mangiava quello che c'era, se, cioè se il Vangelo si diventa